Il più importante di questa domenica, quello per la ricerca, da ricordare ancora l'iniziativa inserita nel programma della giornata nazionale per la ricerca sul cancro. Nella Lazio Stankovic, laterale destra al centrocampo al posto di Sergio Conceição, negro subentra lo squalificato Fernando Couto, in campo anche Salas e al quindicesimo subito il cileno protagonista, cross di Mancini, Salas segna, azione però invalidata per posizione di fuorigioco, protesta, perplessità sulla panchina laziale, poi questo vibrante scambio di opinioni tra Mancini e Baldini. E al diciottesimo, proprio da questa punizione di Mihajlovic, il colpo di destra di Mancini, bravissimo Serini nella deviazione, lo aiuta il palo. Poi c'è questo contatto negro-Baldini, forse una spinta del difensore laziale, calcio d'angolo, corner di Mihajlovic, respinge Baldini, Stankovic, sotto misura, gol negro. Ma dubbia la posizione regolare del giocatore laziale, tenuto forse in gioco da Baldini, comunque gol convalidato dalla terna arbitrale diretta da Borriello. 26esimo Favalli per Salas, bell'assist per Nedved, la grande conclusione, ancora Serini protagonista in calcio d'angolo. Corner di Mihajlovic, respinge Serini, arriva Negro, la gran botta, palla sotto l'incrocio dei pali al 27esimo, Lazio 2, doppietta di Negro. Empoli 0 e poi qui Mihajlovic che onora così il piede sinistro del compagno. Al 28esimo Stankovic lotta su questo pallone, poi Salas evita Baldini, la conclusione però è alta sopra la traversa, la grinta di Salas, siamo alla mezz'ora, disimpegno di Serini ma combina un pasticcio nel rinvio, intercetta Salas la pressione del centravanti laziale, vedete il passaggio di Bianconi su Serini, poi Salas va in pressione e riesce così a segnare il gol che affonda l'Empoli, 3-0, siamo alla mezz'ora. Incitato dalla curva, Eriksson risponde con un applauso ai suoi tifosi, e questo è invece l'amaro calice che tocca bere a Sandriani. 36esimo, ancora la Lazio, questa volta prova dalla distanza anche Almeida, la palla sfiora la traversa. Solo al 42esimo il primo pericolo per Marchegiani, è una punizione di Di Napoli che colpisce l'incrocio dei pali, si conclude il primo tempo, telecamere che vanno su Negro, protagonista dei primi 45 minuti, con il montaggio di Marco Palozzo siamo nella ripresa, Ballotta al posto di Marchegiani, Carparelli per Zalageta, dopo 1.30 prova questa conclusione, Venturin ancora la risposta di Serini in corner. Terzo minuto, Nedved, Salas, ancora Salas, salta Bianconi, il cross in mezzo intercettato da Serini. Al quinto minuto, tutto di prima, Favalli, Nedved, Mancini, sbaglia però l'appoggio centrale per Salas e Mancini. Al nono minuto, questa volta è Nedved a pescare, Mancini al volo, ancora la risposta di Serini in corner e poi scambio di complimenti tra i due giocatori. E al 17esimo è ancora il cieco, Nedved a servire questa palla, Mancini resiste alla pressione di Baldini, gol del 4-0 per la squadra biancoceleste, applaude in panchina Eriksson. 25esimo. Interviene scivolata Stankovic, la palla va a bordo campo, si improvvisa il giocatore di basket e Borriello lo punisce con un cartellino giallo. Era diffidato Stankovic. Al 28esimo, uno dei giocatori più attesi, quello dell'Empoli, è Morrone, la conclusione sfiora la porta di Ballotta. Poi al 40esimo, lancio di Pane, difesa della Lazio piuttosto alta, Carparelli batte Ballotta, il gol dell'Empoli, gol del 4-1. E nei minuti finali il cross di Nedved, non arriva Fusco, Salas, il tiro, la palla due volte batte sulla traversa, poi termina a fondo campo. Lazio dunque 4, Empoli 1, vittoria netta e schiacciante.